Didacta Sicilia, siamo all'ultima giornata della fiera, stamattina sabato 22 ottobre la dedichiamo all'inclusione. Siamo con i nostri ospiti a cui diamo il benvenuto, il dirigente scolastico Salvatore Impellizzeri e la nostra esperta di inclusione Katia Perdichizzi. Peraltro vi ricordo che per ogni approfondimento sul tema del PEI vi rinvio alla nostra piattaforma dei corsi nella quale i nostri esperti appunto vi potranno supportare nella gestione di questa incombenza, diciamo. Il PEI è stato già presentato dalle scuole o in alcuni casi ancora magari stanno lavorando, ma quali sono le prossime scadenze a cui le scuole devono prestare attenzione, Salvo? Sì. Tanto buongiorno a tutti. Per quanto concerne la scadenza che ci dà la norma per l'elaborazione del PEI e per l'approvazione, è quella del mese di ottobre, ma evidentemente noi dobbiamo considerare il PEI alla stregua degli altri documenti che in questa fase dell'anno scolastico vengono elaborati dalle scuole proprio come piano generale di quelle che sono le attività educative didattiche. Però attenzione, non dobbiamo confondere il fatto che il PEI, dopo che i docenti lo hanno elaborato per la parte che compete, va approvato dal GRO, cioè dal gruppo di lavoro operativo, che non è composto dai soli docenti, ma anche dalla famiglia, dai genitori, ma dagli operatori dell'unità di valutazione multidisciplinare e da tutti coloro che in qualche modo possono offrire un contributo a questa elaborazione. Quindi la legge comunque prevede l'approvazione da parte di questo gruppo di lavoro e non solo ovviamente dai docenti. Può essere modificato qualora ad esempio il GLO individui delle criticità, degli aspetti da sistemare? Certamente, così come tutte le altre, gli altri documenti progettuali, è chiaro che sono soggetti a verifica e a rivisitazione dove necessario, perché se gli obiettivi per esempio vengono raggiunti o c'è una criticità nelle strategie di intervento, insomma è chiaro che è un documento flessibile. E quindi lo dobbiamo vedere come veramente un momento di confronto collegiale a 360 gradi con tutte le componenti che si occupano della vita dell'allievo con disabilità. Katia, una questione critica, avvertita come critica soprattutto dalle famiglie degli alunni con disabilità, è stata quella dell'esonero. È ancora previsto l'esonero nell'ambito della normativa? Cosa ha stabilito il Ministero a seguito delle varie contestazioni che gli sono state mosse dal TAR? Poi è intervenuto il Consiglio di Stato. Sappiamo insomma che il modello PEI è di nuovo ripristinato, operativo, ma sul fronte in particolare dell'esonero cosa cambia? Allora, l'ultimo orientamento di cui possiamo ben parlare, che è dal più recente incontro tra il Ministero dell'Istruzione e l'Osservatorio per l'inclusione scolastica, è emersa chiaramente la contrapposizione in merito all'esonero che appariva in ordine alle diverse discipline questa possibilità, così come in ordine alla certificazione delle competenze. La possibilità che si prevede chiaramente di poter fare, che tutti noi accogliamo necessariamente, è quella più che altro di optare per alcune attività alternative piuttosto a carattere laboratoriale. Possiamo ben comprendere quanto da questo emerge insomma la condizione più a carattere inclusivo, ecco. Quindi sicuramente questa la accogliamo, perciò in definitiva possiamo dire che la strada da percorrere è quella di accogliere il PEI nella sua complessità, ma con uno stop all'esonero, ecco. Grazie Katia. Katia, tu spesso hai precisato, e te lo chiediamo anche in questo contesto, in cosa consiste il modello biopsicosociale su cui si fonda il PEI? Possiamo spiegare? Allora, modello biopsicosociale, chiaramente dobbiamo partire dall'accettazione di un cambiamento di visione nei confronti sia della persona, nel nostro caso dell'allievo con disabilità, la considerazione dell'alunno nella sua complessità dal punto di vista delle condizioni di partenza, quindi biologiche, a partire dalla conoscenza delle condizioni dal punto di vista organico, strutturale, funzionale, così come le condizioni mentali, psicologiche e le condizioni sociali, che sono quelle che si legano al contesto di vita, allo stile di vita domestico. Non possiamo esimerci dalla conoscenza di questa complessità. Va anche detto ovviamente che il modello biopsicosociale si discosta dalla visione a carattere biomedica, perché questa va detto che non appartiene ai docenti, perché è chiaro che dalla visione biomedica emerge la conoscenza della condizione di malattia e tutte le misure necessarie da intraprendere dal punto di vista terapeutico, ma
questo non appartiene alla scuola, ecco. Grazie. Katia, quali sono i consigli che tu stessa dai ai tuoi docenti, ai collaboratori che lavorano nell'ambito del PEI? Come va compilato? Come possiamo, sì, cosa possiamo consigliare? Il consiglio che possiamo dare parte proprio anche dall'ascolto dei docenti stessi. Possiamo dire di partire con una condizione psicologica un po' più di serenità, che sia importante davvero acquisire la conoscenza della condizione diagnostico-funzionale degli alunni, perché spesso i docenti si scoraggiano, perché è chiaro che questo PEI è abbastanza complesso e pertanto affrontare la stesura di esso davvero diventa complicata se non si ha una conoscenza di partenza diagnostico-funzionale. Quindi appropriamoci di quello che è il nostro ruolo e sappiamo chiedere ciò che a noi docenti spetta all'interno dei singoli istituti, dobbiamo conoscere il tipo di organizzazione, a chi chiedere, cosa chiedere. E poi altra cosa importantissima è chiaro che è quella di concentrarsi sull'osservazione, che va fatta in ordine alle quattro dimensioni previste dal piano educativo individualizzato, questo sì, e acquisire, ahimè, in questa fase di transizione quella corrispondenza tra le quattro dimensioni e le aree o assi con cui noi finora continuiamo ad affrontare la conoscenza dell'alunno, che sono presenti all'interno della diagnosi funzionale. Quello che posso dire, dico sempre, che quando abbiamo saputo osservare siamo già a tre quarti dell'opera, ecco. Sì. Grazie. Salvo, di cosa si deve occupare esattamente il GLO? Allora, il GLO è istituzionalmente chiamato a, come dire, ad elaborare in una visione complessiva di quella che è la vita dell'alunno disabile, si deve occupare appunto di programmare tutti quegli interventi sia scolastici ma anche extrascolastici in sinergia, perché proprio il legislatore ha proposto questa visione che secondo me è fondamentale, perché permette a tutti coloro che intervengono nella vita della persona con disabilità di confrontarsi per rendere più efficaci gli interventi in maniera appunto sinergica. Ciò significa che se il nostro alunno nel pomeriggio fa delle attività sportive o anche terapeutiche, insomma delle attività che escono dall'attività scolastica, in realtà gli operatori che sono chiamati ad incontrarsi insieme possono condividere gli obiettivi e anche le strategie e le azioni che mettono in campo. Questo chiaramente avrà una maggiore efficacia sulla vita e sugli apprendimenti, che attenzione, non dobbiamo pensare degli apprendimenti veramente a scuola, ma dobbiamo considerare degli apprendimenti che siano funzionali a quello che noi ormai, esatto, quello che oggi chiamiamo progetto di vita. Salvo, ma qual è il ruolo dei familiari? Fino a che punto hanno voce in capitolo? I familiari, ecco, questo viene a volte messo in secondo piano. In realtà, se noi riflettiamo un attimo, la famiglia è quella che garantisce la continuità intanto rispetto al progetto educativo, perché nella scuola i docenti cambiano gli ordini di scuola, ma la famiglia c'è sempre. E poi ci può dare anche, e ci deve dare, ed è previsto anche nel modello PEI, una descrizione di quelli che sono i comportamenti, i modi di agire del nostro ragazzo, del nostro allievo, al di là di quella che è l'ambiente scolastico, perché in famiglia ci sono a volte delle manifestazioni comportamentali che noi non osserviamo a scuola. Salvo, chiaramente in alcune scuole ormai sappiamo che nella maggior parte dovrebbero avere il docente di sostegno in cattedra, diciamo, ma in alcune scuole ciò non è accaduto. In che modo si lavora sul PEI se non c'è un insegnante di sostegno, di riferimento? Questo è un altro errore che facciamo nel cercare di delegare al docente di sostegno. In realtà è chiaro che il docente di sostegno è fondamentale perché deve coordinare l'elaborazione, la progettualità, ma ricordo che la progettualità spetta a tutto il consiglio di classe, al team docenti per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, che si occupa appunto, che ha in classe, che accoglie in classe un alunno con disabilità. Quindi se manca il docente di sostegno, in ogni caso anche gli altri docenti devono in qualche modo cooperare. Se noi però consideriamo che in una fase, diciamo, di passaggio da una classe all'altra in realtà abbiamo già le informazioni e quindi i docenti già conoscono l'alunno, questo problema è relativo. Certamente il fatto che manchi è sempre qualcosa di negativo, però è anche vero che ormai gli uffici scolastici quest'anno, così come l'anno scorso, sono riusciti a dare in tempo l'organico. L'alunno è della classe comunque, questo va ribadito. Quello, ecco, non deleghiamo, perché altrimenti diventa emarginato assieme al docente di sostegno. È chiaro.
Katia, possiamo un po' sintetizzare quali sono le parti del PEI? Su cosa dovranno lavorare i docenti? Sì, allora, per tranquillizzare i docenti, vorrei dire, per non disperdersi nell'acquisizione di questo nuovo modello PEI, riferendoci alle scadenze, ossia la prima entro il 31 di ottobre, le sezioni su cui concentrarsi sono appunto a partire dalla prima sezione fino alla nona sezione. Possiamo meglio specificare che le prime sezioni riguardano chiaramente la raccolta delle informazioni e del raccordo tra le principali figure, tant'è vero che proprio a partire dalla prima sezione vediamo che c'è una necessaria raccolta delle informazioni relative all'alunno, ossia la condizione diagnostico-clinica di partenza. E anche qui va specificato, perché spesso i docenti si disperdono in narrazioni relative a vari apprendimenti, invece assolutamente no, la descrizione è oggettiva, nell'oggettività dobbiamo riportare quanto davvero realmente diagnosticato, anche in ordine alle singole aree, perché in questo momento qui operiamo in questo modo. Poi chiaramente l'attenzione va posta nel momento in cui verrà convocato il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, quando realmente si conoscono i membri che parteciperanno, verranno inseriti membri che parteciperanno a vario titolo, ossia i docenti, i vari operatori ed esperti interni ed esterni all'istituzione scolastica, così come chiaramente i genitori. E nel caso della scuola secondaria di secondo grado, in virtù del principio di autodeterminazione, anche l'alunno con disabilità stesso avrà l'opportunità di partecipare. Qui siamo nel quadro della raccolta delle informazioni iniziali. Un altro riquadro molto interessante è quello della raccolta delle informazioni in ordine all'alunno in corrispondenza della sua vita al di fuori del contesto scolastico, e qui il ruolo della famiglia è fondamentale, perché sarà la famiglia a fornirci tali informazioni, non il docente. Ecco. Successivamente entriamo nel vivo della progettazione in termini di osservazione. L'osservazione del docente come la farà? Nel contesto scolastico, nei confronti dell'alunno, in ordine alle quattro dimensioni, quindi quali sono: la dimensione dell'interazione, della relazione e della socializzazione, la dimensione del linguaggio della comunicazione, dell'autonomia e dell'orientamento, e la dimensione più complessa neuropsicologica cognitiva dell'apprendimento. Le osservazioni che poi si estenderanno anche al contesto. E poi, completate le osservazioni, ci sarà la fase progettuale nei confronti dell'alunno, la prima fase progettuale sempre in ordine alle quattro dimensioni, e per non confondere i docenti anche questo va chiarito che tali obiettivi sono trasversali, ossia non sono quelli specifici delle discipline che invece vengono richieste nella sezione 8, mentre in fase successiva di osservazione del contesto sarà importante progettare in ordine al contesto stesso, in termini chiaramente alle volte di superamento di eventuali barriere che sono state osservate, e anche in merito ai facilitatori, come utilizzarli al meglio. Ecco. E questa è una parte molto importante, progettuale. Poi successivamente ci leghiamo alle singole discipline. Qui poniamo l'attenzione, ci colleghiamo a quello che inizialmente abbiamo detto, quindi non poniamoci in una condizione di esonero in ordine ad alcuna disciplina, progetteremo qualora diventasse difficile agganciare l'alunno in ordine alla singola disciplina, sicuramente saremo in grado di trovare un importante punto di contatto operando in maniera laboratoriale. Ecco, questo va detto. Ultimo quadro importante di restituzione verso l'esterno è il quadro 9, dove ovviamente verranno esplicitate le risorse, l'organizzazione oraria, e questo è importante perché la famiglia e tutti gli operatori devono conoscere anche questo prospetto. Ecco. Grazie, sì, prego. Salvo, cosa aspettiamo a questo punto dal Ministero? Ci sono ulteriori decreti in arrivo? Cosa si devono attendere le scuole? Ma il Ministero non farà altro che confermare già il modello, naturalmente, che è stato poi riabilitato dal Consiglio di Stato, sicuramente con delle correzioni che già sono state proposte a parere del CSP, quindi al Consiglio Superiore del Lavoro e dell'Istruzione, in modo tale che, insomma, a breve, ora c'è il nuovo Ministro, penso che a breve provvederanno a diffondere una comunicazione ufficiale. Grazie.
Grazie Katia, un'ultima battuta a proposito proprio del parere a cui accennava Salvo del CSP, perché nello schema di decreto ministeriale il CSP ha tenuto a precisare, ti leggo, il PEI non è un atto amministrativo ma uno strumento di progettazione condivisa tra famiglia, scuola e ASL, perché così come prima Salvo ha chiarito l'alunno è della classe, non è del docente di sostegno, un altro diciamo luogo comune da sfatare è quello che il PEI è un atto amministrativo, è una pura burocrazia. Cosa ne pensi? Sì, sono d'accordissimo, altrimenti questo modello di per sé, modello strutturalmente che chiamiamo modello, chiaramente non sarebbe su base biopsicosociale se non venisse considerata la famiglia, se non venissero considerati i legami dell'alunno stesso all'interno e di fuori della scuola e sinergicamente tutte le figure che contribuiscono a migliorare il suo stile di vita. Immaginiamo anche che in teoria dovremmo ragionare anche nell'ottica di quello che è il progetto individuale, quindi è chiaro che il PEI di per sé non può mai essere un atto, un progetto esclusivamente scolastico. Ecco. Grazie a Katia Perdichizzi, grazie a Salvatore Impellizzeri, per ogni approfondimento potete andare sul nostro portale dei corsi. Alla prossima.